Le segnalazioni dei reporter di strada ci conducono in via Ammiraglio Cappellini a Torrette di Fano per la presenza, a poca distanza dal mare, di una discarica a cielo aperto. Percorrendo la via interessata dalla segnalazione, veniamo condotti alla vista di diversi oggetti abbandonati, tra cui dei divani in pelle, plastica, bottiglie di vetro, cavi elettrici, diverse cerniere arrugginite e persino una maglia di arredo. Oltre ai divani, a pochi metri di distanza è stata abbandonata una damigiana di vino sul suolo della sabbia. A destare ancora una volta la preoccupazione dei residenti della zona e dei tanti passanti nei pressi del luogo pubblico è la mancanza, che più delle volte viene evidenziata, di buon senso civico. Questo è sempre così. Io abito qui da 30 anni e questa è la situazione. Ci vorrebbe qualche telecamera, qualcosa per individuare le targhe. Noi quando li vediamo, cioè nel senso quando ci rendiamo conto, chiamiamo, anche perché Ponte Sasso è sotto Fano, no? Comunque sia. Però figurati che vengono, noi vediamo anche gente che viene da sotto il comune di Mondolfo a buttare l'immondizia quassù. Purtroppo c'è l'inciviltà della gente, cioè è sempre quella, cioè in giro è così. Magari li buttano di notte quando non li vede nessuno. Non vedo mai nessuno. Del comune, non c'è mai nessuno. E ogni tanto, quando dopo ci si lamenta, vedi che arriva qualcuno, ogni tanto il sindaco si ricorda che esistiamo, allora viene giù a vedere, però no. Vedo che ogni tanto c'è qualcosa di strano, appunto, divani o letti, reti di letto che buttano via. Non riesco a capire perché tanto, vuol dire, l'ASET basta che telefoni, prendi appuntamento, ti viene a casa a prenderlo. Però si vede che ancora non è arrivata a tutti sta cosa in testa. Persiste ancora questo senso di inciviltà? Sì, assolutamente. Il comune si fa vedere ovviamente in questa zona? Sinceramente ultimamente si vede poco. Quindi vi sentite un po' abbandonati? Sinceramente un po' sì.